Colgo subito l'occasione per introdurre Marco e chiedergli come prima cosa appunto di raccontarci un po' la storia della casa editrice Surra. Ciao Carlo, ciao a te e a tutta la libreria che rappresenti e anche direi a tutti i librai che in questo momento rappresenti come categoria. Grazie per l'invito, grazie al Circolo soprattutto per questa bella serie di incontri. E va bene, io comincio a raccontare, poi quando sono stato troppo lungo mi fermerai e mi dirai basta, non ne possiamo più sapere, perché la storia di Sur non è lunghissima, ma ormai si avvicina quasi ai 10 anni di vita. Sur è nata nel 2011, nel senso che proprio il primo libro pubblicato da Sur è uscito nell'ottobre del 2011, quindi un po' meno di 10 anni fa, 9, esattamente 9 quest'anno. E all'inizio, quando io ho fondato Sur, lavoravo ancora a Minimum Fax, che era l'altra casa editrice che ho fondato. Per i primi anni, quindi, ho continuato a seguire entrambi i progetti, e anzi, all'esterno Sur veniva percepita anche per questa vicinanza come una specie di sottoinsieme di Minimum Fax, che sono sempre state in realtà divise, anche se appunto c'era la mia stessa mano dietro. Poi, dopo i primi anni in cui, appunto, essendo molto impegnato sull'altro fronte, Sur pubblicava pochissimi titoli. Nel 2011 sono usciti solo 3 titoli, nel 2012 5 o 6, quindi insomma erano una produzione molto limitata. C'è stato poi un salto in avanti quando nel 2015 è nata anche una seconda collana che si chiama Big Sur, e quindi rispetto alla prima collana originaria, che aveva un'esclusiva attenzione alla letteratura latinoamericana, da 5 anni, quindi proprio da metà di questo percorso, abbiamo affiancato anche una proposta di letteratura anglo-americana. Quindi, anche se le storie di cui raccontiamo questa sera sono, e in questo ciclo di incontri sono americane, e in genere si tende si intende per americane quasi sempre quello che viene dagli Stati Uniti, ma giustamente l'America è grande, è lunga, è larga, e include anche altri continenti. Per la parte anglo-americana, Sur non si occupa solo degli Stati Uniti, ma appunto abbiamo anche autori da altri paesi, scozzesi come Ali Smith, britannici come Zadie Smith, canadesi come Joni Mitchell e così via. Quindi la lingua inglese come bacino da cui andiamo a pescare le nostre storie di quell'universo, di quel continente linguistico. E invece per il continente linguistico spagnolo ci occupiamo comunque solo della parte latinoamericana, quindi senza lo spagnolo di Spagna, non per delle preclusioni, ma semplicemente per, come dire, circoscrivere almeno un po', perché comunque è un continente molto vasto, la nostra ricerca a quello latinoamericano, che è stata appunto poi la nostra prima specializzazione. Quindi è giusto parlare di storie americane, nel nostro caso con uno sguardo piuttosto ampio. E approfitto per far vedere il vostro primo libro che avevamo ancora in libreria, che era uscito con questa veste molto particolare che contraddistingueva la prima parte della vostra produzione. E ne approfitto per chiederti proprio cosa ha contraddistinto questa vostra missione nel far scoprire nuovi autori sudamericani e farne riscoprire altri invece che erano un pochino caduti nell'oblio nelle nostre librerie. Ne approfitto per fare una breve considerazione. Quando più o meno anch'io ho iniziato a fare questo lavoro, ovvero più o meno all'inizio della vostra storia, forse qualcosina prima, effettivamente mancavano molti autori latinoamericani dagli scaffali delle librerie, forse ne erano rimasti solo alcuni che in qualche modo
erano un pochino uno stereotipo in in un certo senso. Voi spesso vi siete anche, mi sembra, proprio ripromessi di svecchiare un po' la panoramica della narrativa sudamericana in Italia. Questa mi sembra un po' la vostra missione anche. Dunque, beh, hai già toccato due o tre punti che riguardano il nostro progetto. Da un certo punto di vista sembra, e anzi possiamo dire che è del tutto contraddittorio, dire che la nostra ambizione era quella di svecchiare il panorama, e hai mostrato il nostro primo libro, che è Ernesto Sabato, che abbiamo pubblicato nel centenario della sua nascita, tra l'altro, purtroppo, con rammarico, sfiorando di poco il colpaccio di poterlo pubblicare quando questo centenario lo avrebbe potuto cogliere ancora in vita, perché è morto pochi mesi prima di quell'ottobre, mi sembra ad aprile del 2011, essendo nato nel 1911. Quindi in realtà speravamo di poter festeggiare virtualmente o anche di persona con lui il suo centenario in vita, cosa che poi l'anno scorso siamo riusciti a fare con un altro grande centenario, che è Lorenz Ferlinghetti, poeta che oggi di anni ne ha compiuti di recente 101, ed è ancora, insomma, in buona salute. Però quindi, appunto, può sembrare un po' paradossale dire che volevamo svecchiare il panorama quando proprio il primo autore che abbiamo pubblicato aveva 100 anni, e certo non era un esordiente. Peraltro, così anche ironicamente, abbiamo voluto pubblicare come primo libro del nostro catalogo un libro che si intitola Prima della fine, sperando, insomma, beh, non so se è profetico o meno, ma sicuramente arriva prima della fine. Poi possiamo solo sperare che questa fine di tour tardi ad arrivare, ma sicuramente programmaticamente non abbiamo sbagliato, nel senso che siamo arrivati prima della fine di tour, all'inizio con quel titolo, che poi era una autobiografia, peraltro, che era già uscita in italiano, anche se l'abbiamo ritradotta. Però, appunto, insieme a quel titolo, ed è stata una costante di tutto il nostro lavoro in questi quasi 10 anni, abbiamo alternato sempre, questo in entrambe le collane, la pubblicazione di nuovi autori con la riproposta o riscoperta di autori che, a nostro avviso, ovviamente, e questo è un presupposto di ogni lavoro editoriale, e tra l'altro, appunto, dialogando con te, che sei un libraio, dico sempre che una buona altra parte del lavoro di selezione di proposta, dopo quello che è stato fatto da noi editori, viene fatto da voi librai, perché ogni editore fa una sua scelta, ha una sua linea editoriale, poi ogni libreria sposa alcune linee editoriali, perché c'è un'ulteriore selezione, un'ulteriore proposta fra tutto quello che viene scelto dai tanti editori, che viene scelto dai librai. E quindi c'è da una parte un doppio accompagnamento al lettore, dall'altra anche un doppio filtro. Da una parte io, editore, scelgo di pubblicare dei libri o scelgo di non pubblicare dei libri, e successivamente sul catalogo di ogni editore anche i tanti librai avranno altrettante linee editoriali differenti, quindi anche dello stesso catalogo di Sur, magari una libreria propone qualcosa, una libreria propone tutto perché lo sposa appieno, o una libreria non propone nulla perché a quella libreria non interessa nulla di quello che noi pubblichiamo. E quindi, appunto, c'è un doppio filtro e anche un doppio accompagnamento, perché io, editore, insomma, tutti gli editori selezionano dei libri, suggerendoli quindi, diciamo così, al potenziale lettore, ma in realtà poi il vero suggerimento, il vero filtro, il vero accompagnamento alla lettura, l'ultimo passo prima del comodino, diciamo, del lettore, lo fanno le librerie, i tanti librai, le tante libraie sparse sul territorio italiano. E quindi, appunto, abbiamo una proposta doppiamente duplice, come abbiamo detto: da una parte i due universi letterari e culturali di cui ci occupiamo, e per ognuno dei due
da una parte uno sguardo al passato e da una parte uno sguardo, diciamo così, al futuro, ma o quantomeno al presente. Quando abbiamo cominciato, Ernesto Sabato era uno di quegli autori, insieme a tanti altri, Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti, per rimanere al catalogo di Sur, Guillermo Cabrera Infante, una serie di autori che avevano un grande passato, una grande carriera e anche spesso, quasi tutti, un importante passato editoriale in Italia, ma il presente, vale a dire gli ultimi anni in cui il cui risultato era appunto un po' una sparizione di un bel numero di autori dai cataloghi delle altre case editrici, mi ha fatto pensare che insieme alla giusta, normale e propulsiva, spinta, ricerca su tutto ciò che era nuovo, fosse utile in qualche modo, e qui ovviamente parlo sempre di filtro, di gusto, di selezione da parte dell'editore, che quindi è necessariamente anche parziale, provare a, non dico ristabilire noi il canone, perché credevamo di avere questo compito o anche questa presunzione, questa capacità, ma contribuire alla definizione di un canone. E se questo canone era stato sotto forma di mosaico, anche perché appunto parliamo, adesso stiamo parlando solo del progetto iniziale, quindi solo dell'America Latina, poi arriveremo anche alla parte angloamericana del nostro programma editoriale, ma parliamo comunque di una lingua, un'area che è fatta comunque da circa 25 diverse culture, tanti quanti sono i paesi dell'America Latina, quindi è anche un compito piuttosto arduo, però quello che avevamo notato è che c'era stato il cosiddetto boom della letteratura latinoamericana, con i suoi effetti anche sulla produzione editoriale italiana negli anni tra gli anni 50 e l'inizio degli anni 80, e come tutte le mode sono state quelle letterature sono state saccheggiate in quei decenni, anche meritoriamente, nel senso che meritoriamente si fu fatto nel giro di 20-30 anni, diciamo più o meno un quarto di secolo, insomma un larghissimo lavoro da parte di editori sia piccoli sia anche molto grandi, Einaudi, Feltrinelli, Bompiani, Rizzoli, erano tutti Mondadori, insomma erano tutti editori che pubblicavano molta letteratura latinoamericana in traduzione. Poi, come tutte le mode, a un certo punto hanno cessato il loro effetto di novità, la loro spinta commerciale, e molti editori li hanno abbandonati. Come ho ripetuto più volte, in quell'abbandono molti editori, insieme a come dire, non mi ricordo più adesso se si dice l'acqua sporca o i panni sporchi, ma insomma la metafora è quella lì, è stato buttato anche qualche bel bambino, nel senso che finita la moda, magari per fortuna sono scomparsi dai cataloghi alcuni libri francamente non così meritevoli di restare in circolazione, perché appunto tutte le mode si portano dietro anche degli epigoni, anche delle proposte che hanno avuto il loro motivo di esistere, di circolare solo perché c'era appunto quella tendenza, ma appunto magari non avevano lo statuto di classici e quindi non hanno resistito alla prova del tempo. Però dico purtroppo per i lettori italiani, e dico e aggiungo anche per fortuna per me, che ho fatto l'editore, faccio l'editore e avevo quel progetto di pubblicare letteratura latinoamericana, erano scomparsi anche dei grandissimi autori. E quindi adesso appunto a meno di 10 anni dalla nascita abbiamo più di 10 titoli di Julio Cortázar in catalogo.
Ora, è vero, nessuno di questi è Rayuela o Storia di Cronopios e Fama, che sono cose, o Bestiario, che sono i suoi capolavori, saldamente ancorati al catalogo Einaudi, che meritoriamente ha continuato a pubblicarlo per tutti questi decenni, eppure c'è stato lo spazio per noi per pubblicare una decina di opere e ancora ne abbiamo 4-5 in arrivo. Alcune, diciamo, vengono considerate minori, altre sono una parte o perduta, dimenticata o addirittura inesplorata di Cortázar, che invece merita di essere scoperta. Per dire, abbiamo pubblicato 3 volumi di lettere, è chiaro che parliamo non dei libri più accessibili e più come dire, facili da diffondere, però attraverso quelle vediamo una gran parte del suo laboratorio critico, artistico, anche politico e così via. Negli ultimi libri che abbiamo pubblicato, Disincontri, era la sua ultima raccolta di racconti che non era mai uscita in italiano, e così via. Addirittura l'intera opera di un autore cardine come Juan Carlos Sonetti, pur pubblicata dai più grandi editori italiani fino agli anni Ottanta, era completamente scomparsa dall'editoria italiana. Quindi per questo dico, ho avuto anche la fortuna che ci fosse stata una dimenticanza. Una dimenticanza, certo. Venendo invece alla parte più recente, sia in termini di cronologici sia editoriali, diciamo, facevo riferimento a questo libro di Rodrigo Asbun, Gli anni invisibili, che mi sembra che abbiamo letto, apprezzato. È un libro che ci riporta in un'America Latina molto diversa da quella, appunto, dei classici a cui alludevi poco fa. È molto contemporanea, direi. Beh, un po' come accennavi ancora prima nell'introduzione, questo libro, faccio vedere anche io, Gli anni invisibili di Rodrigo Asbun, è un po' un ponte tra questi due universi geografici, politici, linguistici, culturali, perché il protagonista di questo romanzo, nato e cresciuto in Bolivia, a un certo punto della sua vita, e torna ai 20 anni, decide di andare a vivere a Houston negli Stati Uniti, e quindi la storia racconta due epoche della sua vita, due momenti particolari, e questi due momenti e queste due epoche sono anche caratterizzate dalle due diverse culture città, semplicemente con paesi in cui il protagonista si trova a vivere e quindi dentro cui prendono forma queste storie. Asbun, che è uno di quegli autori, insomma, un po' sconosciuti, o meglio, appunto, quando noi l'abbiamo pubblicato, prima che con questo libro, con un altro che si chiamava Andarsene, appunto, non era mai stato tradotto prima, e viene appunto da un paese la cui produzione letteraria, diciamo, non è così di moda, diciamo, eppure devo dire che, e questo forse me lo potrai confermare anche tu, è uno di quegli autori che prima ancora che piacere ai lettori sono piaciuti molto ai librai, dato che noi abbiamo un rapporto molto stretto con i librai. Sur, quando è nata, al di là della sua caratteristica, diciamo, editoriale, cioè della proposta di cui stiamo parlando, aveva un po' scosso il mondo editoriale, ovviamente in misura minima quanto può farlo una casa editrice così piccola, perché è nata proclamando la possibilità di un altro mondo nella distribuzione libraria. Noi facciamo l'editore esattamente nel modo in cui lo fanno tanti altri, quindi non abbiamo nessuna pretesa di essere diversi da altri, originali. Nella proposta con cui ci siamo presentati al mercato, all'inizio avevamo detto vogliamo provare a vedere se esiste un altro sistema per fare distribuzione. Erano gli anni in cui si è sentito più forte la necessità di una risposta alla
sempre crescente, e poi dal 2011 in poi è andata ancora di più in quella direzione, però proprio in quegli anni si solidificava lo status nel quale appunto ancora ci troviamo di oligopolio, se non duopolio, monopolio nella distribuzione. Adesso, senza entrare in tecnicismi, però diciamo che se prima c'era una pluralità di distributori di libri a cui da una parte gli editori e dall'altra i librai potevano rivolgersi, di fatto oggi c'è uno o due grandi distributori. Non era già così allora, ma si intuiva, e quindi la nostra proposta era: proviamo a distribuire i nostri libri direttamente ai librai, che per noi ha significato una fatica immane, cioè fare aggiungere al nostro lavoro di editore anche quello di distributori, di autodistributori, distributori di noi stessi. Non era una cosa che abbiamo inventato noi, ovviamente ogni editore ha sempre avuto dei rapporti diretti con delle librerie, ma noi l'abbiamo fatto in maniera categorica, cioè abbiamo almeno all'inizio deciso di distribuire i nostri libri solo in via diretta, e questo un po' per dare un messaggio che fosse possibile tentare un'altra via, che effettivamente è stata poi cavalcata da tantissime librerie, tantissimi editori, molti hanno seguito il nostro esempio. Forse non era nemmeno il fatto che dovessero seguire una linea tracciata da noi, ma soltanto che forse abbiamo intercettato per primi o tra i primi lo spirito dei tempi, magari si sarebbe andati in quella direzione lo stesso anche senza di noi, però insomma siamo stati, credo, i primi a proporlo in maniera categorica e universale, ossia verso tutti i soggetti, non solo alcuni, e quindi appunto ho fatto tutta questa digressione per dire che nel nostro rapporto stretto che abbiamo con i librai, che nasceva dal voler, al di là, come dicevo, di voler creare un'alternativa alla distribuzione, che è un tecnicismo, anche recuperare un rapporto culturale, intellettuale tra editori e librai, che ci sembrava completamente perduto, perché ormai tutto passava, il rapporto tra le nostre due categorie, Carlo, di fatto era diventato un algoritmo, io per te, insomma la mia libreria. Certo, no, ma adesso che lo dici, in effetti si parla tanto anche di rinascita delle librerie, però dall'altro punto di vista, secondo me, è anche stato un decennio segnato proprio dalla rinascita della figura dell'editore in senso forte. Mi sembra che anche i lettori siano un pochino più avveduti di quello che è un editore, di quelle che sono le politiche editoriali. Forse, prima mi sembrava tutto un pochino più confuso, forse qualche anno fa. Sì, poi siete arrivati in tante case editrici, alcune le stiamo presentando appunto in questi giorni, magari con una politica editoriale più chiara, più netta, forse anche una riconoscibilità sia dal punto di vista della grafica che della comunicazione più evidente, e questo ha contribuito a far sì che il lettore arriva in libreria e ha già un'idea di quello che andrà a essere un libro di NN piuttosto che di Sur o di altri editori che hanno una loro politica ben preciso. Questo mi sembra una tendenza interessante. E io credo, poi torniamo al libro, credo che questo è un meccanismo, circolo virtuoso, che si è innescato proprio grazie a questa maggior consapevolezza anche reciproca dei rispettivi ruoli, cioè di editore e di libraio, nel senso, e ripeto, non è che voglio dire che tutto questo nasce da Sur e dal modo in cui abbiamo proposto la nostra distribuzione, però secondo me quello che abbiamo fatto noi in parte si è alimentato e ha alimentato ulteriormente questo desiderio da una parte di noi editori di voler riconoscere un ruolo ai librai che la distribuzione, le catene, Amazon rischiavano di far morire, almeno nel loro ruolo anche, ripeto, culturale. E conseguentemente, o allo stesso momento, ripeto, alimentandosi a vicenda, gli editori hanno riconosciuto la peculiarità di singoli, i librai hanno riconosciuto la peculiarità dei singoli progetti editoriali, forse perché proprio
recuperando o instaurando per la prima volta un rapporto diretto che prima c'era negato perché i distributori quasi vietavano, qualcuno si offendeva se un libraio e un editore andavano a prendere un caffè insieme, come se fosse appunto disdicevole. Quando abbiamo iniziato a conoscerci meglio, noi abbiamo capito meglio quali librerie potevano meglio proporre i nostri titoli, e voi librai avete iniziato, no, sicuramente lo facevate già da tempo, ma avete avuto degli strumenti in più per approfondire la conoscenza di alcuni cataloghi, soprattutto certo, quelli di piccoli editori indipendenti che magari arrivando in libreria prima esclusivamente attraverso dei canali un po' standardizzati, difficilmente riuscivano a trovare il loro spazio. Oggi, per fortuna, esistono moltissime librerie che danno addirittura predominanza alla proposta dei piccoli editori, perché grazie a questa loro proposta si differenziano da delle librerie che a volte si assomigliano un po' troppo le une alle altre. Per questo prima ci tenevo a dire che la proposta e il filtro che noi facciamo, cioè la nostra linea editoriale, di fatto si completa con la linea editoriale della libreria. Va bene, certo. Torniamo al libro ci dà l'occasione, secondo me, per parlare di due cose. Intanto è un'America Latina molto vicina a noi, mi sembra, forse più di altre che si trovano in altri, anche i vostri libri, o anche uno stereotipo che magari abbiamo quando andiamo a immaginarci un'America Latina. Questo libro ha un carattere fortemente generazionale, intanto, quindi probabilmente è stato apprezzato da più o meno persone che hanno la mia età, che magari erano adolescenti o ventenni negli anni 90, un po' come i protagonisti del romanzo. Quindi da una parte c'è sicuramente un lato di immedesimazione. E dall'altro, appunto, vorrei riagganciarmi a quello che dicevamo prima sul ruolo di ponte, di scambio tra le due Americhe che viene fuori da questo romanzo. Sì, magari dico anche proprio due parole sulla trama senza dilungarci troppo, anche se poi vogliamo soffermarci su altri titoli. La vicenda si apre nei giorni di fine anno scolastico, dell'ultimo anno, diciamo l'equivalente della nostra maturità, in una città della Bolivia dove i compagni di scuola stanno organizzando un festone approfittando, come si faceva appunto, immagino si faccia tuttora, con l'eccezione dei periodi dei decreti, approfittando dell'assenza dei genitori di qualcuno per usare una casa con un giardino. Quella sera di quella festa succede qualcosa che ovviamente non vi racconto, che cambia la vita di un po' tutti i protagonisti di questa storia. Il protagonista del romanzo è uno di questi ragazzi, in realtà forse nemmeno la figura più di spicco del gruppetto di amici, e anzi forse proprio il fatto che lui sia un po' più appartato, quando 20 anni dopo, quando tutto è passato, tutti si sono dimenticati di quello che è successo, lui va a vivere negli Stati Uniti e decide di diventare lo scrittore, decide di scrivere un romanzo su questa vicenda. E prima di farlo pensa che sia giusto contattare una delle protagoniste di quella serata, appunto una delle persone a cui quella serata cambiò la vita. E quindi queste due persone si incontrano, appunto sono due mondi che si incontrano perché una è andata a vivere negli Stati Uniti, l'altra è solo in visita negli Stati Uniti ma continua a vivere in America Latina, si incontrano e da quell'incontro la persona che sta scrivendo questo libro si rende conto che per tutti quegli anni, per tutti quei 20 anni, il suo modo di aver vissuto quella vicenda era completamente sbagliato, c'era qualcosa che non aveva capito o che non si era ben chiarito o che non gli era stato spiegato, per cui lui per una buona fetta della sua vita aveva portato avanti una storia che non era la vera storia che era successa. Qui non ho svelato nulla perché
poi è un libro ovviamente di forte scrittura, di stile e anche di questi due mondi, come dicevi tu, che si uniscono, che sono anche due culture che si uniscono, perché ovviamente il protagonista finirà col vivere negli Stati Uniti e un po' poi lo capisci dopo, perché quando lo vediamo da adolescente, appunto, era uno che amava il grunge, che andava vestito con i camicioni a quadri, e quindi forse si capisce un po' perché finisce per andare a vivere lì. Quindi questo ruolo anche di ponte tra le due culture, e in questo caso poi questa vicenda che è ponte fra due epoche, è abbastanza esemplare da questo punto di vista. E questo libro, tra l'altro, dice un'altra cosa, che è una cosa che ultimamente abbiamo pensato di raccontare ai librai. Abbiamo fatto una piccola scheda in cui raccontiamo questi nostri autori, questi nostri giovani autori latinoamericani, e questo in qualche modo rientra perfettamente nel titolo di questa serie di incontri, storie americane, perché vogliamo far capire che la nuova letteratura, ma anche molta di quella del passato, i cosiddetti classici che noi vogliamo far riscoprire ai nostri lettori, sono lontanissimi dagli stereotipi, come dicevi tu, di una certa letteratura. Quando parliamo di stereotipi sulla letteratura latinoamericana, il più ingombrante, il più difficile da far scomparire è quello del realismo magico. Quando prima dicevo appunto che c'era stata la moda negli anni 60, 70, 80 in Italia, come in tutto il mondo, della letteratura latinoamericana, in realtà la moda che si cercava era un po' come, non so, in anni recenti c'è stato il giallo svedese, lì si andava a cercare il realismo magico latinoamericano, e peraltro sono stati fatti degli studi anche molto seri, approfonditi, da parte di traduttologi, di linguisti, che fanno vedere come in realtà addirittura in molte traduzioni degli anni, di quegli anni, magari ha una scrittura un po' più, diciamo così, piana, cioè non così barocca, veniva quella scrittura lì magari veniva presentata in una traduzione che solo in italiano aveva tutta appunto quel realismo magico che in realtà era un po' forzato. Quindi effettivamente sono stati fatti anche dei danni in passato, e quindi noi ci teniamo a raccontare alcuni autori. Rodrigo Asbun è uno di questi, di recente anche il successo di un'autrice come Samantha Kreblin, argentina, autrice di un libro che si chiama Kentucky, che abbiamo ristampato più volte, così come insomma, una serie di altri autori che abbiamo presentato in questi anni, sono lontani anni luce da quegli stereotipi. E quindi appunto noi li vogliamo presentare come se fossero, li abbiamo chiamati così, altri americani, nel senso che in realtà sono, come dimostra questo romanzo di Asbun, sono molto più vicini alla cultura, all'immaginario occidentale, di quanto lo stereotipo non voglia far questo significa che loro hanno perso la loro identità, ma che in realtà, se andiamo a vedere le storie di questi autori, non dobbiamo immaginare. Ci vogliamo fermare un secondo, poi magari nel momento in cui Elena dice che c'è il microfono, io lo sento. Questo va bene, mi sembra. Però non so. Ora va bene. Ok. Allora riprendo da dove l'ero interrotto. Elena, poi farete del montaggio, mi auguro. Però c'è ancora questo microfono, non so. Il tuo microfono? No. Perché in teoria è quando entra un altro microfono. Sì, andiamo avanti. Io tengo il volume abbassato. Se volete posso provare a usare delle cuffie, però così poi arrivano a metà. Non lo so. Proviamo ad andare avanti. Va bene, proviamo ad andare avanti, Elena, casomai tu ci fermi.
Chissà. Vabbè, facciamo un'altra domanda, così. Vabbè, questa viene interrotta un po' bruscamente, non lo so come vogliamo fare. Ho detto gli stereotipi, vabbè, ci Ma io fermiamo qua. passerei all'altra America a questo Ok, sì, punto, dai. decisamente. La prima Allora, io vedo riflessione che tu che... c'hai lì dietro Oreo e Butler. Sì, bravo, esatto. No, appunto, la prima riflessione che mi andava di fare è questa. Lo scorso incontro con NN Editore, in qualche modo andavamo a delineare i confini di un'America abbastanza precisa, un'America spesso delle aree interne, poco battuta, comunque di luoghi periferici, molto distante da quella delle metropoli e delle coste, spesso e volentieri. La vostra America mi sembra forse un La vostra America del Nord mi sembra un pochino più difficile da definire così in una frase, con uno stereotipo, appunto. Bene, da un certo punto di vista capisco che forse commercialmente è un handicap, dall'altra questo ci fa piacere perché appunto non poter ricondursi a un'unica etichetta un po' ci piace, nel senso che siamo contenti di avere una proposta sfaccettata. Ovviamente siamo un piccolo editore, noi in tutto pubblichiamo una ventina di libri l'anno e questi, come dicevo, sono per metà in una collana e per metà in un'altra, quindi immaginatevi e come ho detto, quindi diciamo 10 latinoamericani e 10 angloamericani. Se di ognuno di questi 10 pensiamo che una metà sono autori del passato e una metà sono autori nuovi, immaginate come è ovvio che non possiamo avere la pretesa che in 5 titoli possiamo raccontare tutta la nuova letteratura latinoamericana che sono migliaia di nuovi scrittori ogni anno. Quindi è chiaro che l'etichettatura o la definibilità è già difficile in partenza. In più, appunto, forse questa tua osservazione che trovo giusta, in parte anche il risultato del fatto che siamo un gruppo di persone, una casa editrice ovviamente piccola, quindi non è che siamo una schiera, però siamo 5-6 persone a scegliere i libri e anche se ovviamente presentiamo poi una sintesi di tutti i nostri rispettivi gusti, interessi, passioni, forse, ecco, se uno ci conoscesse proprio personalmente, questo è un ulteriore filtro che né l'editore né il libraio possono dare al singolo lettore, ma se uno conoscesse noi, editor della casa editrice personalmente, forse riuscirebbe a individuare bene dicendo, ah, quello è un libro scelto da Martina Testa, quello scelto da Dario Matrone, quello da Giulia Zavagna, quello da Marco Cassini. Perché ovviamente ognuno di noi è portatore di un interesse. Poi il gusto in qualche modo si amalgama e cerchiamo di dare una direzione. Però capisco che sia piuttosto ardua. E quindi sì, non abbiamo una linea definita comune, e questo appunto l'abbiamo detto da una parte per la parte latinoamericana ci sono così tanti decenni di cultura. Di così tante letterature diverse, appunto la messicana, l'Argentina, l'Uruguay, la Colombia, la Bolivia, insomma, sarebbe impossibile trovare anche pochi elementi in comune. E oltre al fatto che, come dicevo, anche la parte della collana Big Sur viene da diverse culture, diversi paesi, anche rimanendo, come dicevi tu, alla parte solo degli Stati Uniti, mi rendo conto che c'è una varietà di scelte. Forse non è che sia come dire, un filone che abbiamo perseguito sin dall'inizio, e molte cose spesso, come dire, oltre a essere frutto di una nostra ricerca, come credo che succeda anche a un lettore che va in libreria, spesso la cosa più bella è che una ricerca ti porta completamente altrove ed è bello trovare non il libro che cercavi, ma un libro che non ti saresti proprio aspettato di trovare. E quindi, per fare qualche esempio, a noi è capitato di recente, mentre così per citarlo di
di volata, qualche anno fa abbiamo pubblicato, ed è tuttora il nostro best seller, La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, e quello è stato frutto di una ricerca, un interesse. Io avevo già pubblicato l'autore nell'altra casa editrice, Minimum Fax, quindi ovviamente è un autore che conoscevo bene, e che, tanto a Minimum Fax quanto qui a Sur, ha tradotto Martina Testa, che lo conosce ancora meglio di me perché ha letto ogni suo singolo libro. Quella ricerca lì ci ha portato a imbatterci in altri libri, e per esempio un libro che forse, cioè che un'autrice che ovviamente era presente lì da decenni, Octavia Butler, Legami di sangue, un libro che peraltro appunto una ventina di anni fa era già uscito in Italia per le lettere, anche se il nostro ha una nuova traduzione di Veronica Raimo. Questo libro ci era presente, appunto era anche già tradotto in italiano, però forse non ce lo saremmo trovato così come un fiore da raccogliere sotto i nostri piedi, forse se non avessimo pubblicato La ferrovia sotterranea, perché hanno degli elementi in comune e forse in qualche modo, onestamente non so più risalire alla genesi di perché abbiamo scelto di pubblicare questo libro, che è considerato un classico fondamentale, anche se soltanto degli anni 70, della letteratura contemporanea. È un libro di fantascienza ed è un libro con una forte impronta politica, sociale, di nuovo, come La ferrovia sotterranea, basata sulla questione razziale negli Stati Uniti. E hanno degli elementi in comune perché appunto c'è una parte di storia, c'è una parte diciamo così di fantascienza o di fantasy, perché ci sono dei viaggi nel tempo, quindi è chiaro che non stiamo parlando di una storia di realistica, ma che sul realismo dell'importanza delle questioni razziali come vengono vissute oggi, ce lo ha reso improvvisamente, a nostro avviso almeno, necessario. Quindi lo trovate qua dietro alle mie spalle, abbinato all'altro libro che avete fatto quest'anno, sempre di afroamericano, insomma, che avete pubblicato, che tra l'altro in qualche modo mi sembra che riassumano bene un po' la vostra attitudine, ovvero quella di andare a ripescare dal passato dei libri che vanno a essere colti nel loro momento di leggibilità, nel presente. Ecco, questo mi sembra molto interessante. Siamo nel 2020 e non a caso si parla di cose afroamericane molto più che magari qualche anno fa. Quindi insomma, questo mi sembra... Il libro ve lo faccio vedere un po' più da vicino di quanto... Forza farlo tu, se riuscirò mai. Benissimo, sì. Ecco. Allora, questo libro ha una storia un po' diversa da quella precedente, perché in realtà è l'unico libro, l'unico romanzo scritto da questa scrittrice che si chiama Fran Ross. Vediamo se riesco. Sì, sì, sì. L'unico suo romanzo, perché poi la scrittrice, ahi noi, è morta giovane, non ha... Eccoci. Ci siamo? Sì, sì, sì. Sì, mi sa che era colpa mia perché mi è uscito un messaggio e dice che la mia connessione era debole. Allora, ricominciamo da qui. Dunque, questo libro, Fran Ross è l'autrice, Oreo, come il famoso biscotto, ha una storia un po' diversa da quella del romanzo Legami di sangue di Octavia Butler, perché diversamente da quello non era mai stato pubblicato in Italia, e peraltro mi permette di fare una piccola digressione su un'altra attività che si affianca a quella di Sur, che è la scuola del libro, perché di questo ricordo invece esattamente la genesi della pubblicazione da parte nostra di questo libro. Qualche anno fa avevo letto una recensione, credo fosse nel 2015, insomma, era proprio i primi tempi in cui era nata la collana Big Sur. Avevo letto una recensione, credo sul
sull'inserto dei libri del New York Times, di questo romanzo che era di recente stato ripubblicato da una casa editrice indipendente americana. Il libro è della fine degli anni 70 originariamente, quindi una quarantina di anni dopo un piccolo editore americano lo ripubblica. Leggo questa recensione e la leggo esaltandomene, perché ne parla in termini entusiastici. Onestamente non avevo mai sentito. Leggo la recensione che ne parla in termini entusiastici, come di un piccolo gioiello dimenticato che era meritevole di una riscoperta, e quindi mi chiedo perché non farlo anche noi. Mando subito il link a questa recensione a Dario e Martina, i miei colleghi che seguono la collana anglo-americana. Prendiamo contatti con l'editore americano, con il suo agente letterario, ce lo mandano, lo leggiamo e decidiamo di non pubblicarlo, perché ci sembra, anche se molto ben scritto, molto intelligente, molto comico, crediamo sia veramente difficile da rendere in italiano, perché è una storia dove i cui protagonisti appartengono da una parte alla cultura afroamericana dall'altra e ebreo-americana da una parte dall'altra, quindi ci sembrano due culture veramente troppo difficili da far entrare in un'unica traduzione. Bene, decidiamo di non pubblicarlo. Successivamente, questo qualche anno dopo, credo 3 anni dopo, con la Scuola del Libro, che è appunto l'attività di formazione sui mestieri del libro che si affianca a SUR sin dalla... Vabbè. Quindi decidiamo di non pubblicare questo libro, scriviamo all'agente americano dicendo no grazie, abbiamo cambiato idea. Poi anni dopo organizziamo con la Scuola del Libro, che è l'attività di formazione che da sempre affianca SUR, un corso di traduzione. Un'allieva di questo corso, il corso era mirava a far arrivare gli allievi ad avere una proposta editoriale, non necessariamente da mandare a SUR, anzi alcune traduzioni sono state pubblicate poi da altri editori, e lei, come diciamo saggio finale di questo corso di traduzione, per pura coincidenza ci propone la pubblicazione di Oreo, di questo romanzo, e noi le confessiamo, guarda, veramente noi avevamo pensato di non pubblicarlo anni fa perché ci sembrava intraducibile, se tu ci dimostrerai che il libro è traducibile, lo faremo. E quindi commissioniamo come parte finale del corso a Silvia Manzio, questa giovane, nuova traduttrice alle prime... Avviamoci alla conclusione, finisco questo benedetto aneddoto se ci riesco. Quindi... commissioniamo Silvia Manzio, questa allieva del nostro corso, quindi traduttrice diciamo non di lunga esperienza, anzi alle prime armi, un saggio di traduzione, lei ce lo consegna e siamo sorpresi dalla bravura con cui è riuscita a rendere anche molti gerghi, modi di dire, forme dialettali e così via. E quindi decidiamo di, questo anche a dimostrazione del fatto della nostra fallibilità da editori, appunto, di ritornare sui nostri passi e pubblicare questo libro, che peraltro è uscito esattamente la settimana del lockdown, ma che ha avuto un grande successo, infatti l'abbiamo già ristampato, proprio perché, pur essendo un libro culturalmente piuttosto elevato, intelligente, fa veramente tanto tanto ridere, e abbiamo scoperto con nostro sollievo che nel periodo più cupo del lockdown molti librai hanno consigliato questo libro a chi aveva bisogno di vabbè, ce l'abbiamo fatta a finirlo, non lo so. Dai, chiudiamo questa diretta con due annunci sul futuro di SUR. Come sarà il 2021? So che ci sarà, manca ancora un titolo molto importante a questo 2020, sempre afro, ma afro-inglese, se non sbaglio. Giusto? Sì, esatto, stai dando il là, mi stai dando il là per citare Ragazza, Donna, Altro, che è
ci auguriamo il nostro nuovo bestseller, ma indipendentemente dai numeri speriamo veramente che questo libro piaccia come merita, perché è veramente un grandissimo libro, ha vinto il Man Booker Prize, e l'autrice Bernardine Evaristo lo ha vinto a pari merito con Margaret Atwood, e grazie a questo libro è stata la prima donna nera ad arrivare al primo posto della classifica dei libri dei bestseller in Inghilterra. Non era mai successo, quindi diciamo che se non ci fossero tutti i meriti letterari di questo libro, varrebbe la pena solo per scoprire perché, ma il perché sta appunto nei meriti letterari di questo libro. E quindi questo libro esce a breve, a novembre, e concluderà, ci farà concludere, ci auguriamo, l'anno in bellezza. Tra le cose del nuovo anno, beh, un altro libro importante dal punto di vista, dunque, per il 2021 invece iniziamo l'anno proprio a gennaio, a inizio gennaio, con Esercizi di fiducia, che è un altro libro che noi attendiamo molto e che speriamo che anche i lettori accolgano bene. Stephen Choi è una scrittrice asiatico-americana, ha già diversi libri alle spalle nella sua carriera, questo è il suo primo che viene pubblicato in italiano, mentre sul versante latinoamericano siamo molto contenti del ritorno a un nuovo romanzo di Alan Pauls, che forse tra gli autori contemporanei e viventi del catalogo di Sur, della parte latinoamericana di Sur, forse l'autore più prestigioso che abbiamo in catalogo. Quindi mi limiterei a citare questi due, e poi ovviamente abbiamo nuovi autori e insieme nuove riproposte di Onetti, Cortázar, insomma tutti. Ira Levin, che è l'autore di Rosemary's Baby, pubblichiamo Un bacio prima di morire, che è un altro libro da cui era stato tratto un film, anzi addirittura due film, uno negli anni 60 e poi uno negli anni 90. Quindi, insomma, bene, li aspettiamo in libreria allora. Okay. Bene, grazie. Ciao Marco, Carlo, grazie a alla tutti prossima. Gli ascoltatori e gli spettatori del Circolo, e grazie al Circolo. Ci rivedremo, spero presto, di persona. Speriamo presto. Grazie a tutti, a presto. Ciao. E ci vediamo il 29 ottobre alle 18 con Vite da Motel, con Jimenez.